Nicole Guy, Le bonheur du phallus, La felicità del fallo. Nicole Guy, La felicità del fallo, edito da Lussu in Francia, in questa singolare versione, tipograficamente molto bella. Il libro di Nicole Guy riprende la questione del primato del fallo, da Freud a Lacan, senza menzionare l'aspetto normativo che la questione ha preso e che mantiene le donne in posizione di subordinate agli uomini, ma apparentemente è ripreso solo come bussola, come strumento di articolazione del modo in cui gli uomini divengono uomini e le donne divengono donne, diverrebbero gli uomini e diverrebbero le donne, senza che un impianto sociale ottenga questi effetti con l'educazione, l'ideologia, la mentalità, la propaganda, sino a permeare ogni gesto della vita. Parrebbe un modo interno, un modo inconscio di strutturazione della sessualità rotta, divisa in maschile e femminile, in attiva e passiva, in etero e homo e in altri infiniti generi. Chi pone questioni al primato del fallo tutt'oggi? A parte rare eccezioni, sono soprattutto gli ambiti non psicanalitici in cui questa cosa si è teorizzata e si teorizza, e qui si tratta di un libro che la riafferma, e quindi è criticato da non psicanalisti. L'area estesa è quella degli studi di genere e degli studi femministi. Tra le obiezioni più importanti al primato del fallo negli ultimi tempi ci sono in particolare quelle di Judith Butler. Freud inventa il primato del fallo dalla constatazione che ci sia un solo sesso che conta dopo la fase orale e la fase anale, prima di giungere alla fase genitale, oggi non più ripresa, rielaborata, dopo varie critiche con il 68 al genitalismo. Corrisponderebbe alla fase in cui una coppia eterosessuale fa bambini, e quindi sarebbe questione di orientamento sessuale per ciascuna donna e per ciascun uomo, cosa che potrebbe non andare nel senso, tra l'altro, dei protocolli sociali sanciti in materia di sessualità. Gli studi di genere sono l'impossibile lettura di questi aspetti. Freud ha chiamato la fase intermedia tra l'anale e il genitale fase fallica, perché è rispetto all'avere o non avere il fallo e anche tra l'esserlo e non esserlo che il bambino e la bambina si situano. Si tratta di assurdità che leggiamo in altro modo. Poi si accorge che la cosa non è complementare. Lacan la farà diventare una cosa supplementare, la sessualità femminile rispetto alla sessualità maschile, ma non più rispondente al mito dell'amore,
che è appunto quello della complementarietà dei due sessi. Solo due volte Freud utilizza il termine primato del fallo, tra l'altro in due note aggiunte a scritti pubblicati e aggiornati intorno al 1925. È anche l'anno in cui si viene a sapere che Freud ha un cancro al palato, in bocca, nonostante la sua pratica di parola originaria, la breccia. Il primato del fallo diviene il perno dell'ordine simbolico, prima detenuto dal mito di Edipo. Quindi il perno c'era in Totem e Tabù del 1912. Un confronto tra il mito del padre dell'orda primitiva e il primato del fallo andrebbe fatto. Nel lacanismo è fatto tra il nome del padre, l'ordinatore del simbolico, se c'è iscrizione del nome del padre, gli altri significanti tengono e terrebbe anche lo psichismo, e se non c'è allora questo nome del padre ci sarebbe la psicosi. Quando invece tiene e non tiene, sarebbe la nevrosi. L'altra tesi, sempre ripresa, è quella della roccia basilare o del fondo roccioso della psicanalisi. È la castrazione, ma che giocherebbe differentemente tra uomo e donna. Bisognerebbe riprendere la formulazione di Freud, la negazione del femminile, come protesta virile nell'uomo, che non vorrebbe trovarsi in posizione femminile rispetto a un altro uomo, ed è ciò che accade in quello che chiamiamo gerarchia, e l'invidia del pene nella donna, che non vorrebbe trovarsi in posizione femminile rispetto agli uomini e alle altre donne. Questione del fantasma isterico, fantasma, nemmeno discorso, meno che meno isteria come malattia mentale, ma come impossibile figura retorica della parola. Lacan riprende questa elaborazione del primato del fallo, arriverà sino a scrivere le formule della sessuazione. Lacan riprende questa elaborazione del primato del fallo, arriverà a scrivere le formule della sessuazione e a radicalizzare la sua posizione rispetto alla sessualità femminile nel seminario del 1972-73 dal titolo Ancora. Ancora, proprio cogliendo gli aspetti normativi della teoria della supremazia del fallo, sono piovute varie obiezioni dall'ambito femminista e poche sono le posizioni che obiettano a Lacan questa radicalizzazione e questa teoria in ambito psicanalitico. Non è qui da riprendere in particolare la breccia, la curva anomala di Luis Irigaray. Gli esempi non sono legione, mentre sono legione le assunzioni giubilatorie del primato del fallo da parte degli psicanalisti. Lo si nota anche da un certo dettaglio in ogni loro scritto intorno alla sessualità. Viene ripetuto l'omaggio alle donne da parte di Freud e di Lacan parlando di sessualità femminile, ossia viene data una strizzatina d'orecchie alle femministe, al femminismo, dicendo ciò che non va. Ancora più rari sono i contributi di psicanalisti rispetto a quelli delle psicanaliste, che mettono in discussione l'impalcatura come è stata montata da Freud e da Lacan, scambiando un fantasma per la struttura.
La teorizzazione dice che questa è la struttura dell'inconscio, per cui si parla di inconscio maschile e di inconscio femminile, di sessualità maschile e di sessualità femminile, senza intenderne gli effetti. È razzismo, puro razzismo, sessismo. Permette di salvare ogni immaginazione e ogni credenza nella determinazione biologica, sempre invocata anche da Freud, anatomica e anche sociale di sesso. L'importante è per costoro che il sesso sia determinato, sia finalizzato per evoluzione, tra virgolette, evoluzione. Si è imposta questa teoria e anche la cultura è diventata natura. Questo è il naturalismo. In questo caso, Nicole Gray rifà brevemente un'elaborazione intorno al primato del fallo in Freud e poi passa con più dovizia a come Lacan abbia tratto vantaggio nella clinica dalla distinzione del funzionamento del primato del fallo nell'uomo e nella donna. Riprende anche il caso di Eisler, l'uomo del tram, quello che dopo essere caduto dal tram sviluppa una fantasia di gravidanza. Eisler si accorge che sarebbe stato come parlare con una donna. Fa un'elaborazione intorno alle fasi orale e anale e alle loro fissazioni e intorno all'importanza degli elementi che emergono nell'anamnesi e quindi rispetto alla funzione del padre, della madre, della famiglia, quali siano le relazioni tra i vari membri. La bussola della clinica, così è il fallo per Nicole Gray, che non si stacca in nulla dall'impostazione del fallo che c'è in Lacan e dalla ripresa che ne ha fatto Jacques-Alain Miller, genero di Lacan, presidente dell'associazione psicanalitica di cui fa parte l'autrice. È la sua punta intellettuale di riferimento, Jacques-Alain Miller, e non si sognerà mai quindi di mettere in discussione non solo l'elaborazione di Lacan, ma anche l'elaborazione di Jacques-Alain Miller. Chi accetta il primato del fallo non metterà mai in discussione l'associazione in cui interviene come membro. Qualsiasi sia il cedimento sull'etica di ogni associazione e dei suoi membri. E si può rilevare che se Lacan ha fatto quello che ha fatto per la reinvenzione della psicanalisi, è anche perché a un certo punto si è trovato escluso dall'Associazione Psicanalitica Internazionale. L'IPA ha chiamato questo episodio della sua vita la scomunicazione e quindi da scomunicato si è interrogato in un'associazione con la scomunica di Spinoza, tra l'altro, e da scomunicato che si è interrogato sulla struttura dell'associazione psicanalitica, perlomeno quella internazionale, cosa che non viene più fatta né rifatta da altri, ma è posta praticamente come questione intellettuale all'ordine del giorno. È più facile occuparsi di sessualità femminile o di omosessualità maschile. Questi sono i due penchant, i due pendenti sociali della questione.
La questione è posta solo da pochi traumatizzati dalla struttura gerarchica dell'associazione, come il caso di Luis Eduardo Prado de Oliveira, al quale dopo 20 anni di pratica di psicanalista e di libri pubblicati si è visto negare ancora una volta l'iscrizione al titolo di analista membro dell'associazione. E da qui la sua critica, la sua analisi, le sue obiezioni alla struttura dell'associazione psicanalitica. Ha scritto i peggiori nemici della psicanalisi e intende gli psicanalisti. Questo aspetto in Nicole Guay non c'è, anche per la sua formazione universitaria, prima di psicopatologia clinica e poi di studi universitari, intendiamo, approfonditi di psicanalisi. Forse la sua felicità del fallo è quella di essere membro dell'École de la causa freudienne e dell'Associazione Mondiale di Psicanalisi e dei comfort che può assicurare. Nessuno rileva che le formule della sessuazione stilate da Lacan e accettate da Nicole Guay funzionano a partire da una X nella quale viene messo l'uomo, con la distinzione che l'uomo risponderebbe al quantificatore universale e la donna non risponderebbe invece a questo criterio, non completamente. Non ogni donna, ma qualche donna e qualche parte di donna, ma non tutto. Lacan la definisce non tutta la donna, pas toute, non tutta fallica. Ne segue il regalino di Lacan alle donne, quello del godimento al di là del fallo, il godimento che sarebbe specificamente femminile, sul quale nemmeno le donne psicanaliste si esprimono, sono in condizioni di esprimersi. Questa è una notazione di Lacan. Le donne non avrebbero parole per dire il loro godimento. Nulla sarebbe arrivato, nemmeno da Luce Irigaray, da Judith Butler, da Giulia Kristeva, a Nicole Guay. E comunque sarebbe semplice rispondere sul perché le donne non rispondono agli uomini su questa richiesta di sapere e anche al perché, rilevato da Freud, le donne per la psicologia sono un dark continent. Questione semplice da porsi è che cosa accadrebbe per intendermi fantasma soggiacente. Cosa accadrebbe se le donne dicessero qualcosa intorno al loro godimento? Che il primato del fallo richieda poi quello del soggetto e quindi la soggettivazione come qualcosa di positivo e l'assoggettamento come qualcosa di negativo non è oggetto di indagine intellettuale. I vari schieramenti che si trovano nelle teorie politiche, che sono sempre teologico-politiche, vanno dalla liberazione dall'assoggettamento alla dittatura totalitaria sui soggetti. E entrambi spronano la soggettivazione. E rispetto alla presunta suddivisione dei sessi, ma il sesso è già il taglio del tempo, e non c'è suddivisione del taglio, non c'è taglio del taglio, ebbene rispetto alla presunta suddivisione dei sessi, porterebbe gli psicanalisti con le loro teorie della surdeterminazione simbolica a giustificare l'assoggettamento al sistema simbolico.
e l'accusa rivolta anche a Pierre Legendre rispetto all'omosessualità e alle innovazioni nell'ambito delle nascite, dalla fecondazione in provetta all'utero in affitto, anche la lettura freudiana dell'omosessualità, possiamo restituirla in altra cifra e distinguere tra discorso e parola in Freud. Possiamo imbatterci in altre questioni. Un conto quindi è la costruzione sociale e un conto è quel che sospende la credenza nell'impianto e che può anche contribuire a dissolverlo. Questo di Nicole Guay è senza rammarico da parte sua, è un contributo all'impianto, al sistema, alla normatività. Non è un contributo alla messa in discussione del fantasma del primato del fallo, che come ogni altro fantasma può dissiparsi, mentre, assumendolo come bussola, non c'è più uscita dal fantasma, precludendo la riuscita nel fare. Il fantasma diverrebbe strutturale, ossia inanalizzabile, diviene una logica. Lacan ha tenuto un seminario con questo titolo, La logica del fantasma, ma non c'è nessuna logica del fantasma. Quella del fantasma è una pseudologica, come la sillogistica di Aristotele, al quale si rifà anche, senza assumerlo, in blocco, Lacan. Nell'ultimo insegnamento di Lacan, appena sfiorato nel libro di Nicole Guay, c'è la questione del cerchio, che c'è anche in Freud, che lo chiama cerchio magico. Lacan dice che c'è qualcosa del sintomo che è strutturale. Si tratta di conviverci, di saperci fare, e diventa il quarto anello strutturale del nodo Borromeo, del modo in cui lo psichismo terrebbe. Poi verrà anche la generalizzazione di questo nodo e andrebbe ripresa tale questione, ovvero che cosa inseguiva Lacan nella topologia del nodo Borromeo o generalizzato, dopo aver esplorato quella del nodo Borromeo tout court. Non c'è uscita in Lacan dall'ordine rotatorio, lo stesso che lo stesso ordine che appunto è con la stessa topologia che Lacan ha cercato di dissipare. Lacan cercava anche, tra l'altro, di sapere quale fosse stata la porta d'entrata di Freud, ovvero come Freud ha inventato la psicanalisi. Infatti la lettura dei casi clinici e classici come quello di Eisler e di alcuni casi che emergono dalla pratica di psicanalista di Nicole Guay, c'è un'articolazione del fantasma. Quello che non troviamo è la sua dissipazione, quindi non semplicemente la sua riduzione o una articolazione parziale, che è il modo di accettare questo altro ordine rotatorio che è quello dato dalla caverna platonica, ovvero dalla credenza, dall'immaginazione, la credenza nella prigione, anche quella della rappresentazione del sintomo, ben distinguendo tuttavia tra, cosa che non è fatta nel lacanismo, tra sintomo come
come modo strutturale, come metodo, come via della sintassi, dalla sua rappresentazione, che è quello che correntemente viene chiamato sintomo. Non si tratta, come abbiamo accennato, di un contributo al dibattito femminista, e non vuole assolutamente esserlo, quello di Nicole Guay.